Buona serata e buon Natale a tutti. Quest'anno nella nostra chiesa abbiamo messo come tema del cammino di preparazione al Natale la frase del Vangelo «Se tu conoscessi il dono di Dio». È la frase che Gesù disse ad una donna di Samaria che era meravigliata perché Gesù le chiedesse da bere. I samaritani e i giudei non andavano d'accordo. E allora Gesù le disse, se tu conoscessi il dono di Dio, non sarei io che devo chiedere da bere a te, saresti tu che devi chiedere da bere a me. Fratelli miei, oggi il Signore dice a ciascuno di noi, se tu conoscessi il dono di Dio, apprezzeremmo molto di più la sua nascita, perché il dono di Dio è Gesù. Ed è il dono fatto a tutti gli uomini, a tutti, nessuno escluso. È un dono grande perché Gesù dimostra tutto l'amore del Padre nei confronti dei suoi figli, ovunque si trovino e in qualsiasi situazione si trovino. Gesù è il segno più grande dell'amore di Dio. E allora i miei auguri natalizi è che anche voi possiate accogliere questo dono che viene da Dio, che anche voi tutti, ovunque vi troviate, possiate avvertire nella nascita di Gesù la vicinanza di Dio, la benedizione di Dio. E naturalmente il dono del Signore porta con sé pace e gioia. Lo auguro a ciascuno di voi e a tutte le vostre famiglie sparse in tutto il mondo. Auguri.